Un saggio che vuole essere considerato un'alternativa valida di comprensione e di azione. Uno strumento interessante per operatori, educatori, studenti e giornalisti per andare oltre l'autoreferenzialità della stessa comunicazione. Tutti possono comunicare, ma non tutti sanno farsi capire. Allora in che misura questo valore della comunicazione, delle radio, delle TV, degli strumenti sociali, degli strumenti della comunicazione, ma anche comunicazione e giustizia, tutti questi luoghi diventano patrimonio di ognuno di noi. Io penso che dentro la comunicazione tante volte il potere si legittima. Con la comunicazione nascono nuovi partiti politici e nuovi movimenti. In questo senso io ritengo che questo secondo saggio sia un passo in avanti per dare uno strumento in mano alle persone. Questo è uno strumento per operatori, per educatori, per studenti, per giornalisti, per andare oltre l'autoreferenzialità della stessa comunicazione. Presente all'incontro lo scrittore Maurizio De Giovanni. Carlo Levi diceva che le parole sono pietre, e con le pietre si costruisce e si ferisce. Le parole sono fondamentali, sono importanti, la massificazione sta portando a una riduzione dei significati o a un'alterazione dei significati che è ancora più grave. Credo che il recupero delle parole sia uno degli aspetti necessari per arrivare a un'affermazione della civiltà.